Wikidocs, una semplicissima wiki senza database che supporta la sintassi Markdown. Oggi vi mostrerò lo stato attuale di questa web application, vi farò vedere alcune statistiche e se vorrete scoprirete come poter contribuire a questo piccolo progetto open source. Ciao devs e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come anticipato nell'anteprima, volevo farvi conoscere questo mio piccolo progettino open source, che col tempo sta riscuotendo sempre più attenzioni. Ma partiamo dal principio. Qualche anno fa avevo la necessità di creare una sorta di knowledge base in cui inserire varie procedure e pratiche operative. La prima cosa che mi era venuta in mente era di utilizzare un sistema in stile wiki. E il primo requisito era che potesse essere ospitata su un server privato. Ho provato così ad installare decine di wiki open source, dalla più classica MediaWiki alla forse un po' meno conosciuta DokuWiki. Ma o erano piene di un sacco di funzioni superflue per lo scopo che mi ero prefissato, o erano complicate da gestire in termini di installazione, backup e quant'altro, o avevano uno stile a dir poco retro. Così è nata l'idea di realizzare una mia piccola wiki che rispecchiasse le caratteristiche di cui avevo bisogno in quel momento, ovvero che disponesse di un editor cosiddetto What You See is What You Get, che fosse possibile allegare semplicemente delle immagini, che gestisse le revisioni dei contenuti e che salvasse tutto su semplici file piatti. Iniziò quindi a prendere forma Wikidocs. Come per molti miei side project dai nomi alquanto bizzarri e discutibili, ho creato anche per questa web application un repository sul mio profilo GitHub, in modo da poterci lavorare più comodamente. Dopo qualche tempo ho notato un crescente interesse verso questa piccola wiki, così ho registrato il sito web www.wikidocs.it, ho dato una sistemata al codice sorgente, preparato un velocissimo sito web, messo in piedi una demo, in modo che la gente potesse provarla in prima persona. E mi è capitato anche di ricevere alcune pull request da un paio di sviluppatori, che ringrazio ancora tantissimo. Ma ora, bando alle ciance, vi faccio vedere il sito web di Wikidocs e la sua demo. Questo è il sito wikidocs.it. E ovviamente, visto che si prestava al caso, anche questo sito è fatto con Wikidocs. È presente il link per la demo, i riferimenti a me che sono lo sviluppatore e ai contributors, è presente una semplicissima documentazione di come installarlo manualmente o tramite Docker e di come configurarlo, sia con la configurazione automatica che manuale. Inoltre è presente un elenco di features, la licenza MIT e quella che è la mia roadmap di sviluppo, ovvero tutte le funzioni che ho intenzione di inserire dentro Wikidocs. Inoltre è possibile anche effettuare la stampa trasformandoli in una versione ancora più minimal per evitare di sprecare inchiostro inutilmente. Ma vediamo ora la demo. Entrando in demo.wikidocs.it e premendo sul lucchetto in alto a destra sarà possibile inserire la password, in questo caso demo, per sbloccare le funzioni di editing. Il tasto matita in alto a destra permette di modificare la pagina corrente. Si può notare qui l'editor What You See is What You Get con le principali funzioni di formattazione e di creazione di link, tabelle, eccetera, eccetera. È presente anche un'anteprima sia inline, sia a doppio schermo, sia in full screen. Inoltre, premendo il punto interrogativo, si aprirà il manuale con la sintassi Markdown. Tramite i pulsanti del menu in alto a destra è possibile annullare la modifica. Premendo il tasto più in alto a destra si potrà creare una nuova pagina, dandole un nome, che corrisponderà al suo URL. Si potranno inserire titoli, paragrafi, si potrà mettere il grassetto, il corsivo. Si potranno inserire titoli di vari livelli, fino a un massimo di 6 livelli. Si potranno inserire pezzi di codice sorgente o addirittura mettere una piccola parte di codice sorgente inline in un paragrafo. Si potranno poi inserire sia degli elenchi puntati sia degli elenchi numerati e si potranno inserire anche delle citazioni. È possibile inserire dei link e si possono creare delle tabelle.
Premendo il tasto anteprima si potrà vedere un'anteprima di ciò che abbiamo fatto. Sarà inoltre possibile allegare delle immagini utilizzando il pulsante blu in alto a destra a forma di immagine. Sarà possibile sfogliare sul proprio computer per andare a cercare il file che si vuole caricare e una volta caricato lo si potrà selezionare e verrà automaticamente inserito nel documento. Eventualmente inserire anche un codice alternativo in caso ci siano problemi col caricamento dell'immagine. Sempre nei pulsanti in alto a destra è possibile attivare o disattivare il backup della versione corrente ed eliminare la pagina corrente, oppure salvarla. Si possono creare anche vari sottolivelli, quindi inserendo ad esempio sotto il ramo test la pagina, in questo caso sotto pagina, si svilupperà l'albero della nostra wiki. Si possono inserire infiniti livelli, ma nel menu a sinistra si vedranno solamente i primi due. Per vedere i livelli successivi bisognerà entrare nelle singole pagine e si potranno vedere elencati. Dentro la visualizzazione di pagina si vedono sempre gli ulteriori due livelli, sottostanti a quello attuale. Infatti, se andiamo a creare ulteriori sottolivelli, vedremo che l'indice non li mostrerà, ma entrando nella pagina successiva si vedranno i successivi sottoelementi. Inoltre, in qualunque livello ci troviamo, tramite la barra qua in alto sarà sempre possibile navigare in tutto l'albero dei nostri livelli fino alla radice. E premendo sul logo si ritorna all'home page. Grazie al sito web e alla demo online che davano a Wikidocs un aspetto un po' più professionale, l'interesse verso questo progetto è continuato a crescere e tramite Google Analytics ho iniziato a vedere visualizzazioni da ogni parte del mondo, Europa, Asia, America. Così, spinto dal fatto che una volta tanto una mia repository riscuotesse un po' di successo, ho deciso di rimetterci mano e riscriverla completamente da zero in una maniera un pochino più professionale. Quando la creai, il mio scopo era di andare live il prima possibile e ammetto che alcune cose le ho fatte un po' con i piedi, però funzionavano. Ed ora, un po' per ego personale e un po' per la classica sindrome dell'impostore che tanto colpisce noi programmatori, mi sento in dovere di fare un bel refactoring di Wikidocs. E visto che questo canale YouTube è dedicato agli sviluppatori, non posso non condividere con voi questa fantastica opportunità. Quindi, se siete interessati a prendere parte a questo progetto open source, vi invito a visitare il repository che trovate linkato qui sotto in descrizione. Mettere una stellina e lasciarmi una risposta alla issue dedicata di nome Refactoring che trovate anch'essa linkata sempre qui sotto in descrizione. Che altro dire? Non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fin qui. Se avete dei commenti lasciatemeli qui sotto e come sempre vi ricordo di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanellina. Ciao!